Jambalaya, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Nuovo video, nuovo unboxing per illustrarvi il mio passaggio da questo cellulare qui, il Nokia N95 da 8 GB, a questo gioiellino qua, e cioè l'iPhone 5. Vorrei fare delle piccole premesse. C'è qui con me GhostSanto95 che sta registrando per l'ennesima volta. Andri, fai un bel saluto. Ciao. E purtroppo non ho un treppiedi, quindi sta registrando Andrea e sta cercando di tenere la mano più ferma possibile, quindi vi prego di non lasciare commenti del tipo il video tremola eccetera eccetera, perché stiamo facendo con difficoltà questo video, quindi cercherò di farlo anche velocemente per evitare tremoli del video. Se non siete interessati all'unboxing di questo cellulare, vi prego di chiudere immediatamente il video. È un unboxing per illustrarvi quello che contiene questa scatola da 730 euro, e quindi andiamo subito con l'apertura. Come potete ben vedere, è ancora bello che incelofanato. Vado ad aprire molto delicatamente, tagliando questa pellicola qui. Ovviamente iPhone 5 nero da 16 GB, e andiamo subito ad aprire. Olè! Ci troviamo immediatamente davanti il terminale, veramente molto bello e molto leggero, però questo lo visioneremo più avanti. Poi apriamo qui, che cosa ci troviamo davanti? Allora, carica batteria, questo qui da parete con ingresso USB. Poi qui abbiamo, ecco, il caricabatterie. Non so se riuscite bene a vederlo, ma è una nuova versione, se non erro, da 8 pin rispetto a quella dell'iPod da 32. Ecco, qua c'è l'iPod, come vedete questa è da 32, quindi molto allargata. E questo caricabatterie fa sì che la ricarica sia più veloce da come viene detto online. Ok, qui abbiamo il caricabatteria, e poi qui grande novità, le cuffiette, le AirPods. Sono un nuovo modello di cuffie che in teoria fanno veramente forte, sono veramente molto buone. Non vedo l'ora di provarle con l'iPod, giusto per togliermi una soddisfazione. Hanno, ops, non so come aprirle, perdonatemi. Ok, molto bene. Hanno un design del tutto nuovo, ecco, ve le voglio mostrare. C'è anche un piccolo telecomandino per insomma scegliere le impostazioni dell'audio. Sono veramente strane come cuffiette, e il prezzo di mercato di queste è 40 euro, quindi si spera che siano delle buone cuffiette. Vabbè, giusto per unboxarvi tutto, quindi vi faccio vedere anche le cuffiette. E passiamo poi, scusate il macello, passiamo qui poi al libretto delle istruzioni. Libretto delle istruzioni che si dovrebbe aprire qui. Qui ci troviamo immediatamente la chiavetta che utilizzerò per inserire la nano sim. Qui ci sono vari manuali di istruzioni in italiano, in hola spagnolo. Qui due big adesivi rispetto all'iPod, veramente molto giganti. E boh, ecco, ci troviamo qui l'iPhone 5. Veramente ragazzi, tenerlo in mano, non so, è qualcosa di straordinario, veramente leggerissimo, ve lo posso assicurare. È indecente da tenere sulle mani per la leggerezza. Vado ad aprire qui lo sportellino. Scusami Ale se ti interrompo. Okay. Com'è questa scelta di Apple? Volevo provare questo prodotto e ragazzi, non so come si apre. Devi ok, stoppiamo il video ragazzi, ci vediamo dopo. Vieni, Ale. Ok ragazzi, vai. Scusate, ci sono dei piccoli problemi tecnici. Ok, è veramente duro da premere, io non sono abituato a
prodotti di casa Apple, quindi ok, voglio dire, qui devo inserire la nano sim. Ok, spero di riuscire a scartarla. Utilizzo le forbicette nano, giusto per essere in tema nano. Ok, nano sim, ragazzi, veramente minuscola. Ok, perdonatemi se commetterò dei fail. Come cacchio si mette? C'è il verso. Ah, c'era giù. Stop al video, scusate, c'ho epic fail. Qui problemi tecnici, qui riguardanti, voglio dire, qui. Grandissimi problemi tecnici. Ragazzi, è minuscola questa sim. È minuscola. Stoppiamo il video. Sì. Facciamo già. Cioè, facciamo rivedere. Sì, ecco. Ops, okay, ecco, okay. Botta di culo. Botta di culo assurda. Ok, possiamo partire con l'accensione. Ho attivato con questa nano sim Team Young XL e vai, prima accensione iPhone 5, ragazzi. Spero ovviamente che il video sia di vostro gradimento, e se non siete interessati a oggetti di telefonia non guardate questo video, non sto utilizzando dei linguaggi tecnici, vi do, ecco, 5 secondi delle piccole informazioni. Allora, per quanto riguarda il processore, Apple ha 6 dual core da 1.3 GHz, una fotocamera migliorata per quanto riguarda le visuali di panoramica, un Bluetooth 4.0 e una batteria di capacità di 1440 mAh. Peccato per la batteria, perché speravo che, ecco, stringiamo. Spero che... Ok, tolgo anche la pellicola qui. iPhone e voilà, ragazzi. Italiano. Non so se si legge. Magari mancherà l'autofocus, però... Ecco, okay. Adesso si vede, si vede. Qui vi faccio vedere le prime impostazioni, poi... Paese, regione, mostra altri, Italia. Successivo, vabbè, scegliete wifi, ragazzi. Ovviamente poi metterò i miei dati personali, quindi non mi va che voi tutto sommato li visionate, perdonatemi, ma giusto per il rispetto della privacy vi rimostro ovviamente tutto l'unboxing. Allora, qua c'è la chiavetta, qua abbiamo il caricabatteria da parete, le AirPods che devo assolutamente sistemare, perché vi ho appunto detto la cifra sul mercato di questo paio di cuffiette da 40 euro. Ok, cerco di mettervi abbastanza decentemente tutto l'unboxing. Ok, qui abbiamo il manuale di istruzione, gli adesivi vari. Andri, si vede un po' tutto? Sì. Ok, manuale di istruzioni, qua la scatola, la chiavetta, sì, ok, qua la scatola, eccola qui, ragazzi. Io vi chiedo scusa personalmente, no, la scatola, ecco, ecco, ragazzi, okay. Io vi chiedo scusa personalmente, perché ammetto che questo qui non è un unboxing molto professionale, ma volevo condividere con voi questa mia esperienza di questo fantastico cellulare che... sì, ha un elevato costo, però tutto sommato mi volevo togliere questo sfizio e quindi ho voluto fare questa scelta. Ecco, se volete in un futuro video vi posso dare le mie impressioni riguardo a Apple, visto che sono stato un estraneo di questa marca. E vabbè, indietro vi mostro. C'è la pellicola. E molto molto sottile, qui vedete appunto la pellicola. Il di dietro rispetto al 4S è fatto in alluminio, quindi
straordinaria leggerezza rispetto alla versione precedente, fotocamera molto buona, e così d'ora in poi riuscirò anche io a fare dei video in HD con questo cellulare. Detto ciò, ragazzi, io spero che il video sia stato di vostro gradimento, non vedo l'ora di provarlo, non vedo l'ora di provarlo su internet e le varie opzioni che offre questo terminale. Un invito a lasciare un pollice in su, io ringrazio infinitamente a Andrea Costa Santo 95, perché ha avuto la pazienza e soprattutto la mano ferma per mostrarvi. Vabbè, mano ferma è troppo, però va bene così, ecco, dai. Per fare questo video, spero che sia stato di vostro gradimento. Se avete delle domande da farmi riguardo al prezzo, riguardo altre cose, sarò ben lieto di rispondervi. Lascio ora salutare a Gossanto95. Ciao a tutti, un bel mi piace per questo video. Alla prossima, ragazzi, okay. E ciao ciao. Ciao.